Sono Giovanni Saldì con il progetto Fammi Girare la Testa, siamo col grandissimo Chiambretti. Sì. Che cosa le emoziona, che cosa le fa girare la testa? Le idee, mi piacciono molto le idee, specialmente quelle che si realizzano, perché essere troppo avanti è come essere troppo indietro, quindi bisogna far viaggiare la testa senza farla girare troppo. Fantastico. Io ringrazio Piero Chiambretti e la figlia perché ha detto una poesia in francese fantastica. Ora c'è la privacy, non la posso far vedere o la posso far vedere? La possiamo far vedere? Sì, possiamo farla vedere. Eccola. Eccola. Fai un saluto. Ciao. Che splendida. Grazie molte. Quindi nel mio modo di essere sabato, dicevo, se mi vogliono, mi vengono a cercare. E nessuno mi cercava, appunto. Sono passati diversi anni. Però poi un giorno, un mio amico che si chiama Arturo Villone, detto Pistolone, ma non posso dirvi perché, dice, mio padre, alla televisione, mentre ero in un'altra stanza, ha sentito dire che alla televisione di Stato, la Mamma Rai, stanno cercando delle nuove facce per gli anni 90. Tu devi partecipare al concorso. No, io al concorso non partecipo. No, non potete dire, no. Scrivo io la lettera. Scrivila tu. E questo Arturo, grande fan, scrive questa lettera. La raffiniamo, la indirizziamo alla RAI di Torino, andiamo in piazza Bodoni, anche questo lo ricorderò sempre, giornata di vento, c'era una buca delle lettere, prendiamo la lettera, la stiamo per infilare nel buco, arriva una folata di vento, la lettera parte e finisce in una merda enorme di un boxer, quindi i cani continuano a girare nella mia vita. E di poche parole ma precise. Dicevo, e quindi tac, questa busta cade dentro appunto un ricordino e noi che facciamo? Per appunto la prendiamo e la spegniamo. Mi presento alla RAI di Torino in mutande. Quindi quando è passata la storia, assolutamente. Sì, quindi quando tocca a me, vedo questa pletora di dirigenti della RAI, come sono quelli di X Factor, ma più mazziniani, diciamo, dei veri carbonari, di polverosi, si apre questa porta e le mutande, non dicono niente, perché c'è un profilo da mantenere. Sono io che ho detto, scusate, avevo caldo, e poi gli ho detto, scusate, avevo mutande col pianoforte, ma è rimasto incastrato nell'ascensore.